Bentrovati a questo nuovo filmato. Ci occuperemo di feature cosiddette pick and place. Sono cioè feature che modificano la forma del nostro modello solido e che quindi richiedono che ci sia già un solido all'interno del file di parte, ma che lo modificano senza ricorrere a degli schizzi. In quanto per fare uno smusso, un raccordo o un foro filettato o no, basta cliccare là dove lo vogliamo su uno spigolo tra due superfici in un punto di una faccia e poi dare i parametri per concludere la costruzione di questa feature. Ribadisco, per costruire un raccordo, uno smusso o fare un foro su una occorre un corpo solido già creato, quindi il file di parte ha già a monte qualche cosa, come in questo disegno da cui partiamo, quindi un parallelepipedo e un cilindro, ha già a monte un corpo, un oggetto solido che poi andremo a modificare con i vari comandi, le varie feature cosiddette pick and place. Io ho già preparato due smussi. E adesso li scopro per mostrare l'ultima cosa, e cioè che le lavorazioni di smusso, come quelle di raccordo, possono togliere materiale. Quindi qui c'era uno spigolo che è stato tolto, il materiale intorno è stato tolto, o possono aggiungere materiale, come in questo caso in cui lo smusso ha creato un raccordo piano, una superficie piana di raccordo tra il cilindro e la faccia del solido del parallelepipedo. Ora elimino, ritorno ad eliminare queste due lavorazioni e vediamo di cominciare a vedere come si sviluppa il comando smusso. Allora, la prima cosa da fare è lanciare il comando stesso. Questo comando può essere lanciato o dal menu. Quindi il comando smusso si trova a questa iconcina qui, oppure selezionando lo spigolo, per esempio questo, e vedete che si attiva un mini menu che dice crea smusso oppure crea raccordo, perché il software già sa che su quello spigolo queste sono le operazioni che io posso, voglio, una delle due la voglio fare. Allora lanciamo il comando smusso al solito, menu e mini menu, menu, mini tool, mini menu. Allora, la prima operazione da fare, questo io adesso lo chiudo un attimo e vado avanti su questo, sul mini menu, la prima operazione da fare è la scelta del tipo di input dati. Allora, apriamo questa prima menu a discesa, abbiamo tre modalità, distanza ed angolo, due distanze. Che cosa vuol dire? Che se io faccio distanza e qui c'è il valore, lui smussa a distanza 2,2 con un angolo a 45 gradi. Se io uso questo metodo distanza ed angolo, vedete che mi chiederà una distanza e un angolo e una prima faccia da cui partire, potendole anche invertire, cioè questa può essere la prima faccia e quindi l'angolo per questa, oppure questa può essere la prima faccia e quindi l'angolo per questa. E infine, se scelgo due distanze, vedete che compaiono due numeri che sono la distanza sulla prima faccia e la distanza sulla seconda faccia. Anche qui c'è la possibilità di invertire. Probabilmente, scusate, torno un attimo indietro, distanza ed angolo non c'è possibilità di invertire, quindi dipende da che cosa seleziono per partire. Allora, comunque il primo passaggio è quello di scegliere, e adesso torniamo a distanza, di scegliere come vengono imputati i dati. Supponiamo di farle uguale, lo smusso quindi è uguale a 45 gradi, quindi ho scelto distanza. Confermo 2 e a questo punto lui mi chiede di scegliere gli spigoli e io posso scegliere questo spigolo perché è questo su cui voglio fare lo smusso. Scelto mi presenta il risultato della lavorazione. Se è tutto ok, confermo e lo smusso è stato creato. È uno smusso che ha aggiunto materiale. Supponiamo di non volere la stessa distanza o l'angolo a 45 gradi. Allora, io riapro lo smusso 6, modifica lavorazione. Questo vedete che l'ho chiuso, rimane chiuso. E vado a cambiare il tipo di input dati e dico distanza ed angolo.
Allora, facciamo una cosa, 3 e 20 gradi, così è abbastanza chiaro quello che succederà dopo. A questo punto c'è da stabilire qual è dove sta il 3, dove il 3 sta su questa faccia o sta su questa faccia, ammesso sempre che questo sia lo spigolo. Vedete che lui in questo momento sta chiedendo la faccia. Allora, io adesso clicco sulla faccia del parallelepipedo. E mi chiede lo spigolo, questo spigolo, perché sulla faccia ci sono, vedete, lì presenta un po' di spigoli, 5, ma io voglio farlo qui. Attenti, 3, 3, 3, 20, ve lo faccio vedere in questa posizione. Che cosa ha fatto? L'angolo di 20 gradi l'ha creato su quella faccia e la profondità dello smusso è di 3. Se adesso io invertissi, e qui seleziono faccia, è questa. Seleziono spigolo, è questo. Vedete che lo smusso ha tutt'altro andamento. Il 3 è lungo il cilindro e i 20 gradi sono questo angolo qui. 20 gradi sono l'angolo che forma lo smusso col cilindro. Quindi, quando io metto il secondo input, cioè distanza e angolo, c'ho poi da scegliere la faccia e lo spigolo, la faccia da cui parte il raccordo, può essere sia questa del cilindro sia questa del parallelepipedo. Facciamo anche l'ultimo caso, due distanze. Anche qui facciamo le due diverse, 4 e 2, e mi chiede lo spigolo e io chiedo, clicco su questo spigolo e vedete che si apre questo fleghettino, inverti distanza. Adesso vedete è molto ampio sulla faccia, al limite della fattibilità, 4 stanno qui, questa distanza qui, mentre è molto corto, 2 sul cilindro. Se io inverto, succede esattamente il contrario, 4 sta sul cilindro e 2 rimane sulla faccia. Adesso lo inverto un'altra volta. È al limite della fattibilità perché siamo stati fortunati con i numeri. Quindi abbiamo visto tutti e tre i modi: distanza, distanza ed angolo, due distanze. Ovviamente, quando ho finito, ho scelto correttamente quello che voglio fare, la simulazione, il preview è corretto, io do l'ok e rimane lo smusso. 4 su questa faccia e 2 su questo cilindro. Nel creare uno spigolo con due distanze non ci sono altre opzioni possibili perché vedete che oltre allo spigolo e a invertire le due distanze, tutti questi possibili comandi, questi possibili flyout sono fleggati, c'è solo attivo defleggati, non usati, insomma, non usabili. C'è solo attivo, questo conserva tutta la lavorazione sul quale poi faremo qualche considerazione, ma adesso lo lasciamo da parte. Allora cambiamo il tipo di input delle distanze, facciamo distanza una sola, il tipo di smusso, vedete si riattivano tutte. Allora guardiamo la prima. Tutti gli spigoli collegati in modo tangenziale. Questo va a scegliere se io clicco su uno spigolo, a tutti gli spigoli che gli sono collegati, però gli devono essere collegati con la tangente in modo tangenziale. E qui non ce n'è nessuno. Io mi sono preparato, adesso qui facciamo una cosa, concludiamolo, facciamo due. E lasciamolo così. Io mi sono preparato questo raccordo di cui ancora non abbiamo parlato, quindi adesso non sto a dirvi come l'ho fatto, riattivo la lavorazione. Se adesso io vado a fare lo smusso su questo spigolo, lui prenderà anche questo spigolo qui. Vediamo, smusso, 2 mm, spigolo, vedete? È collegato in maniera tangenziale. Se invece voglio lo spigolo singolo, faccio così e prende solo lo spigolo singolo, cioè quindi questo collegamento e quest'altro spigolo non lo utilizza. Quindi tutti gli spigoli collegati in modo tangenziale, questi due, sia quello sul lato corto che quello sul lato lungo più il raccordo. Se chiaramente seleziono qua dietro non piglia niente. E ultima cosa, facciamolo questo qui, tutti gli spigoli collegati in modo tangenziale, ok, diamolo ok. Giriamo un attimo l'oggetto, poi abbiamo questo comando aspetto vertice, l'ultima. Qui però occorre, su questo spigolo non possiamo utilizzarlo perché qui occorre creare uno smusso tra tre facce per poterlo vedere all'opera. Allora io giro il pezzo e creiamo uno smusso, un nuovo smusso, quindi
su questi spigoli 1, 2 e 3. Uno smusso con distanza 2 mm, ok, confermiamo. Vedete, qui ho una faccia triangolare. Adesso riedito questo smusso, modifica lavorazione e cambio. Qui avevo prima aspetto vertice, nessun aspetto vertice. Vedete quello che succede? Aspetto vertice crea la superficie, la faccia, la faccia di vertice, qui invece utilizza nessun aspetto vertice e porta tutto su un punto. Quindi questa seconda lavorazione, a caso particolare, presente in distanza, quando ci sono tre spigoli, c'è quindi uno spigolo, ci sono tre spigoli concorrenti con lo smusso. Se lo faccio, vediamo un attimo, qui confermiamo, se vado a farlo su questo spigolo non succederà niente, vado a modificare questo smusso, adesso non mi ricordo qual era, forse era il 7, sì, no, il 7 fa solo quello, l'8 fa questo, quindi vabbè sono 7-8, questi non riesco a farlo perché qui sono due, allora chiudiamo queste due lavorazioni, sopprimi e sopprimi. Riandiamo a fare lo spigolo, lo smusso tra questa e questa e cerchiamo di modificare l'aspetto vertice. Vedete che essendo solo non c'è un vertice, sostanzialmente c'è una linea, quindi non può trasformare la linea in faccia e né tantomeno la linea in punto. Quando invece sono più di due, almeno tre, posso creare una faccia sullo smusso o posso lasciare un punto come era successo precedentemente modificando questa scelta aspetto vertice, nessun aspetto vertice. Rimane da parlare del sopprimi lavorazioni. Allora, facciamo un po' d'ordine, tiriamo via questa. Scusate, non del sopprimi lavorazioni, lascia le feature, aspettate, quando faccio uno smusso c'è questo qui, conserva tutte le lavorazioni, oppure sopprimi tutte le lavorazioni, però da non confondere con quello che sto facendo adesso qua. Quindi tiro via anche questo smusso, giriamo il pezzo e riattiviamo questa estrusione. Scopri lavorazioni ed attiviamo, posso attivare anche questa, scopri lavorazioni, perché mi servono delle lavorazioni per potervelo far vedere, e questo smusso attiviamolo, scopri lavorazioni. Allora, qui che cosa è successo? Io ho due lavorazioni, vedete, due lavorazioni sul cilindro, sul parallelepipedo, per togliere un parallelepipedo e l'epipedo per togliere un cilindro. E quando ho fatto lo smusso, lui ha giustamente spianato, cioè ha tolto il materiale che c'era in più. Se io adesso vado a modificare la lavorazione e gli dico di non conservare, vedete quello che succede? Praticamente è come se le lavorazioni venissero eliminate, infatti qui c'è scritto conserva tutte le lavorazioni, se io do l'ok, ha tirato via quei due, sia questa estrusione che questa estrusione, questi due solidi a togliere li ha eliminati. Riapriamolo, se io invece modifico la lavorazione e dico di conservare tutte le lavorazioni, quei due scassi sono conservati e chiaramente viene fatto lo smusso in maniera che tolga quella parte del pezzo dello scasso che sta nella parte del pezzo che io vado a togliere. C'è da dire una cosa, che questo conserva tutte le lavorazioni, funziona, e da quello che ho visto, qui c'è in atto diciamo, un discorso con Autodesk al supporto, funziona solo se le due lavorazioni sono, come in questo caso, scavate a sottrarre. Se invece di avere dei solidi a sottrarre, questi due solidi fossero stati ad aggiungere, quindi venivano fuori, qui veniva fuori questo cilindro e veniva fuori questo parallelepipedo, modifica lavorazioni, conserva tutte le lavorazioni, non avrebbe assolutamente funzionato.
Comunque non ci perdo tempo, non sto qui a farvelo vedere, se volete potete provare per conto vostro. C'è rimasto e qui purtroppo, allora qui non c'è rimasto più niente da vedere. Conserva tutte le lavorazioni, diamo l'ok. Mentre se io rilancio il comando smusso, qui ci sono la possibilità di fare uno smusso parziale che, come vedete, non esiste nel mini menu. Quindi in questo caso il mini menu non è usabile. Allora mettiamoglielo sopra. Come si fa a fare uno spigolo parziale? Allora giriamo un attimo e proviamo a farlo su questo spigolo qui. Innanzitutto vado a selezionare uno spigolo. Allora, innanzitutto devo andare a selezionare e fare uno smusso su uno spigolo con una distanza, quindi questo. Poi torniamo di qua e diciamogli che su questo, da qui, adesso io clicco in due punti, questo punto e questo, e sposto questo punto. Allora, andiamo a leggere quello che è successo. È successo che, vediamo se riesco a aprire questa finestra, no, non, mi sembra di no. È successo che lui ha messo uno spigolo, che è lungo, uno smusso che è lungo 15,343, che dista 1,125 dall'inizio e che dista 0,422 dalla fine, quindi inizio questo e fine questo. Imposta quota non parametrica. Se impostiamo come quota non parametrica, vedete, sono tre all'inizio, lo smusso alla fine. Qual è il concetto? Lo spigolo è tutto uno. Io posso iniziare a dire dove inizia e dove finisce, quindi viene lo smusso. La lunghezza dello smusso è non parametrico, oppure posso dire la lunghezza dello smusso è dove inizia e quindi viene la fine parametrica. Quindi sono 2 gradi di libertà con 3 parametri, quindi quale decido che non sia parametrico? Voglio stabilire sia dove inizia sia dove finisce, quindi gli dico che lo smusso è la quota non parametrica. E adesso vedete che qui io posso editare, a parte spostare i pirolini lì dell'inizio e della fine, posso editare, sta a 3 da questo spigolo. E sta quindi da questo inizio, da questo punto dello spigolo, dal punto di inizio dello spigolo è questo, e sta a 5 dal punto finale dello spigolo. Allora lo smusso di conseguenza è venuto lungo 9 mm ed è la quota non parametrica. Se decido che la quota non parametrica è all'inizio, allora l'inizio non lo posso toccare più, vedete, ma posso dire che la lunghezza dello smusso è 12 e allora chiaramente la fine 5 più 12 17. Se la lunghezza dello smusso lo accorcio 6, vedete che rimane quindi fermo il punto di fine a 5, rimane che io decido la lunghezza dello smusso e l'inizio è la quota non parametrica. Quando avete finito di giocare e scegliere che cosa fare, date un'applica e lo smusso parziale è stato creato. Quindi diamo l'ok e lo smusso parziale è stato creato. Ci occupiamo ora dei raccordi a raggio costante. Anche queste primitive pick and place non hanno bisogno di schizzo. Possono apportare materiale come il raccordo, questa faccia evidenziata, possono togliere materiale come in questo spigolo che è stato raccordato o in questo stesso spigolo di un altro solido, anche lui raccordato. La modalità di creazione è simile a quella degli smussi, cioè si può andare su un spigolo. E cliccandoci si apre la possibilità di smussarlo o raccordarlo, oppure il comando può essere lanciato qui dai comandi di modifica raccordo. Allora, lanciato dal toolbox abbiamo due menu, il menu mini menu in posizione che io peraltro ho fissata. Aggancia posizione barra gli strumenti mini, quindi io ho fissato in una posizione dello schermo, vediamo se riesco a spostarlo, ok, e il menu generale. Il primo passo, il secondo passo da fare è scegliere che tipo di raccordo fare. Mi spiego meglio, se fare un raccordo su un solo spigolo, se fare un raccordo su una sequenza linea chiusa di spigoli, se fare un raccordo di un'intera lavorazione. Allora, io adesso prima di andare avanti chiudo e elimino i raccordi, il raccordo 2 che è l'unico che si vede, in maniera che partiamo da una situazione di due parallelepipedi e cominceremo a costruire
a vedere le varie modalità, queste modalità qui. Allora, annulla, raccordo 2, sopprimi lavorazione, perfetto. Andiamo avanti a costruire il nostro primo raccordo. Allora, spigolo, seleziono uno spigolo e vedete che il raccordo viene aggiunto. Voglio aggiungere un altro spigolo, seleziono un altro, il raccordo viene aggiunto. Voglio togliere uno spigolo, selezionati. Tasto CTRL attivo, schiacciato, premuto e clicco su quella che è la linea che lui ha lasciato di spigolo, anche se lo spigolo lo ha tolto. Voglio aggiungere, riclicco. Linea chiusa. Linea chiusa, se io clicco su questo spigolo, ne ha due. Vedete, perché c'è questa faccia e questa faccia. Quindi uno, se aspettate un attimo, si apre il menu multiplo, linea chiusa 1, linea chiusa 2. A questo punto, se voglio farlo sulla questa linea chiusa, anche che ce n'è uno, lui mi aggiungerà tre spigoli e raccorderà. Lavorazione, questo è un pochino più complesso, cioè un pochino più potente. Io adesso cancello, quindi vado qui sopra, seleziono e faccio cancello. Se io metto lavorazione e prendo, qui ce ne sono due di lavorazione, due estrusioni, estrusione 1 e estrusione 2. Se io clicco su questa, raccorda con raggio 2. Ovviamente se voglio cambiare raggio di raccordo farò semplicemente in questa maniera. Andrò qui e scriverò 1. E ancora, ok, applica, rimaniamo dentro. Ha messo tutti i raccordi su tutta la lavorazione. Se adesso io voglio tirar via qualche cosa, allora raccordo 3 annulla, riapriamo la lavorazione, modifiche. Se io voglio tirar via qualche cosa, perché per esempio questo spigolo voglio raccordato 2, la procedura è questa: selezionare, CTRL, deselezionare, mettiamo spigolo, tiriamo via questo spigolo. E diamo l'ok, aggiungere, selezioniamo questo spigolo e gli diciamo che è 2 mm. Quindi in questo modo con lavorazione li abbiamo messi tutti e 12, ne abbiamo poi tolto uno, 12 da 1 mm, ne abbiamo poi tolto uno e l'abbiamo fatto diventare da 2 mm. L'abbiamo tolto dal set di 12 che aveva costruito con lavorazione, siamo tornati in spigolo, abbiamo creato un nuovo set di raccordi e in quel nuovo set c'è solo questo spigolo e gli abbiamo dato 2. Se do l'ok, vedete tutto viene raccordato 1, questa lavorazione sotto, questo blocco, questo parallelepipedo sotto, tranne questo spigolo che è stato raccordato 2. Un'altra cosa da vedere è il tipo di raccordo, modifica lavorazione. Allora, qui sono non li ho ancora toccati. Guardiamo quello che sta da solo da 2. Apriamolo qui. Poi il raccordo può essere tangente, cioè mantiene la continuità di primo grado, la curva mantiene, di raccordo mantiene la continuità di primo grado tra se stesso e le superfici su cui va a impattare. Oppure può essere un raccordo levigato, quindi con una continuità di secondo grado. Non si vedono grossi cambiamenti a livello visivo, però attenzione perché qui vuol dire che oltre la tangente c'è anche la curvatura. Se state attenti, qualcosa vedete che si muove, poca roba impercettibile all'occhio umano, eccola lì. Infine c'è il raccordo cosiddetto invertito, cioè se io invece di togliere con questa modalità voglio togliere con questa modalità cambio il tipo di raccordo, la metto raccordo invertito e viene creato un raccordo particolare che invece di essere, adesso qui non voglio sbagliarmi, che invece di essere concavo è converso. Potrebbe anche essere il contrario perché io poi su queste terminologie faccio sempre confusione. Ok, attenzione, ribadisco che tutto questo l'abbiamo fatto facendo un raccordo costante. È un raccordo di spigolo, perché io se quando fossi partito, qui do l'ok, lo chiudo, per fare un altro raccordo, avessi detto che invece di essere un raccordo spigolo era un raccordo tra facce o un raccordo circolare completo, diversa sarebbe stata la sostanza. Se
Avete visto che in questo comando raccordo ho utilizzato molto questa finestra. Ho utilizzato molto questa finestra perché tutto sommato è abbastanza comodo nel momento in cui io parto a fare un raccordo costante, andare a giocare con gli spigoli dell'oggetto. Ho qui tutti gli strumenti di selezione e qui ne ho uno ancora in più che adesso vi faccio vedere. È abbastanza comodo usare questo. Qui sarebbe stato un filino più complesso, perché vabbè, qui raccordo spigolo, scelgo la modalità faccia, raccordo circolare, è l'equivalente. Qui scelgo il tipo, di gruppo. Allora, questo qui in maniera, un po', diciamo, non bella da vedere, non comoda usare, è esattamente questa finestra qui. Direi che questa finestra io vedo quello che sto facendo meglio questa. Qui do i raggi e qui vado a fare le selezioni. Quindi per questo comando il mini menu io non lo uso quasi mai perché qui è molto comodo lavorare. Terminiamo questa finestra, quindi i raccordi di spigolo con costanti, interessandoci di solidi. Allora, qui ho bisogno di fare una cosa, annulla. Di sopprimere questa lavorazione, tornando quindi ai due parallelepipedi, rilancio il comando raccordo e se io vado in questa maniera qui, a lavorare in questa maniera qui, tutti i raccordi, che cosa succede? Che lui sul solido fa tutti i raccordi che deve fare. In questo caso i raccordi che deve fare sono solo questi, perché i due solidi vengono raccordati da solo questa superficie. Se viceversa voglio anche tutti gli arrotondamenti, faccio così e allora spariscono tutti gli spigoli, dategli tempo, quindi abbiamo i raccordi e gli arrotondamenti. In questa maniera vedete che ha fatto tutto lui, 6 raccordi di raggio 1, 20 arrotondamenti, si è calcolato tutto da solo, 20 arrotondamenti di raggio 1 e qui ancora posso andare a fare le mie solite operazioni per la scelta del tipo di, per esempio queste li voglio che abbiano una continuità di tipo 2, ok, e poi applico e ho finito, quindi toccando soltanto questi due flag, aggiungendo questi due flag, lui si è andato a cercare, quindi non c'è bisogno di andare a selezionare, abbiamo visto che si può selezionare uno spigolo, una linea chiusa o una lavorazione, in questo modo io li becco tutti del mio oggetto. Qui sotto, se adesso vado a riaprire questa lavorazione, qui sotto, modifica lavorazione, cliccando su queste due freccettine, nella mini toolbar non ci sono, nel mini menu non ci sono, si aprono le opzioni. Allora, queste opzioni di default sono settate in questa maniera, tre flag e il primo non flaggato. Cominciamo conserva tutte le lavorazioni, però per farvelo vedere ho bisogno di fare qualche cambiamento al solido. Allora io adesso qui esco, annullo questo raccordo e cambio fuori dal filmato la posizione di questo parallelepipedo e poi riprendiamo a esaminare queste opzioni del comando raccordo. Come vedete, ho modificato il solido spostando questo parallelepipedo più vicino. Perché? Perché adesso voglio farvi vedere, rilanciamo il comando raccordo, l'effetto di alcune di queste opzioni. La prima è conserva tutte le lavorazioni. Allora, se io adesso metto un raggio pari a 4 e vado a raccordare questo spigolo, la lavorazione c'è ancora. Se metto un raggio 5, la lavorazione sparisce. La lavorazione sparisce nonostante io ci abbia, se do l'ok, la lavorazione è saltata via, quindi questa estrusione è andata. Questo è lo stesso problema che succedeva, che abbiamo visto poco fa, precedentemente in questo stesso filmato, relativamente al comando, appunto, conserva tutte le lavorazioni all'opzione conserva tutte le lavorazioni. Quindi all'opzione conserva tutte le lavorazioni del comando smusso, quindi smusso raccordo hanno lo stesso problema. Se io adesso, perché qui è conserva, ma che io tolga o metta le flag, il parallelepipedo sopra, siccome vedete viene tagliato dal raccordo, praticamente il raccordo va più in là del bordo dietro,
questo è il bordo del parallelepipedo dietro, siccome il raccordo va più in là, lo elimina. Se io adesso, è la stessa cosa che volevo farvi vedere, che avevo fatto vedere di là, questo schizzo, questa estrusione, invece che farla a sottrarre, ad aggiungere, la faccio a sottrarre, ok. La lavorazione ricompare, il raccordo funziona. Questa è una, ripeto, è una cosa che sto discutendo. Ho chiesto ad Autodesk Lumi. No, sopprimi lavorazioni, no, scopri lavorazioni. Modifica lavorazione e ancora se adesso il conserva tutte le lavorazioni lo tolgo, chiaramente viene eliminato. Cioè qui sembra funzionare, mentre se è in additiva non funziona. Non conservare, lui chiaramente fa il raccordo. Conserva. Lui chiaramente tiene anche il parallelepipedo sopra. Ok, sono ritornato al parallelepipedo sopra estruso, ho anche riportato a 1 quel raggio di raccordo per farvi vedere, mantieni spigoli rettilinei. Allora in questo momento non ha il flag, di default non ha flag. Che cosa fa? Mantieni spigoli rettilinei. Se io lo flaggo, vedete che qui succede un piccolo cambiamento della superficie di raccordo. Adesso lo ritolgo e lo rimetto. Che cosa fa sostanzialmente? Cerca, se è flaggato, cambia il raggio di raccordo in presenza di questa parte qui dove c'è una superficie e un'altra superficie, cercando di mantenere per quell'altra superficie lo spigolo rettilineo. Si vede poco qui, perché vediamo se posso aggiungere un altro raccordo. Allora, mantieni spigoli rettilineo, ok, aggiungiamo un altro raccordo, una linea chiusa e prendiamo questa. Allora, mantieni spigoli rettilinei, state attenti, se si sposta, vedete? Cerca di mantenere quest'altra superficie di raccordo con lo spigolo qui rettilineo. Se lo tolgo, lo spigolo si sposta un po' indietro, è ancora abbastanza rettilineo, ma insomma, questo è l'effetto del mantieni spigoli rettilinei. Forse lo si vede di più mettendo un raggio di curvatura, non di anche questo, di 2. Ok, mantieni spigoli rettilinei, no. Qui non fa vedere assolutamente, dipende proprio dalle misure. Giocando per farvelo vedere, sono arrivato a mettere anche qui 1,5 e se mantieni, allora, così lo fa. Quindi 1 è questo è 1, il raccordo di questo spigolo qui è 1, questo raccordo di questa linea chiusa è 1,5. Se io mantengo. Che vedete, in questo, se io metto il flag mantieni spigoli rettilinei cercando di modificare il raggio di raccordo, sotto lo fa, ma qui non funziona più. Infatti lui mi fa vedere un errore. Ecco, questo è l'unico motivo per cui è comodo questa mini menu. Perché quando io do dei parametri sballati, per esempio se qui come raggio di raccordo do 7, funziona ancora, mantieni spigoli rettilinei, perché qui si porta via tutta la lavorazione. Ma mettiamo un numero ancora più grande, 12, che credo sia, no, funziona ancora. A un certo punto si ferma. Ecco, vabbè, qui ancora errore non ne dà. Quando serve non succede. 2, se aggiungiamo anche questo spigolo 2, adesso lo mando in errore, credo. Spero. Ci provo. Niente da fare, comunque vabbè, finché l'avete visto prima, mantieni adesso, al di là di questo, giocando con questo valore qui, a un certo punto andavo in errore, qui compariva nella mini menu il simbolino, il triangolino giallo, vuol dire che quello non ve lo fa, quel raccordo c'ha dei parametri sbagliati. Adesso qui riportiamo 1, qui riportiamo 2, mantieni spigoli, eccolo qua. Non riesce a farlo perché qui mantiene spigoli rettilinei, ripeto, cambia il raggio qui di raccordo cercando di mantenere questo spigolo qui che era fra questo parallelepipedo e questo che era rettilineo, cercando di mantenerlo rettilineo. Questo forse lo si vede, allora facciamo così, mantieni, questa annulliamo,
però meglio ripristinare alcune cose, modifica lavorazione, questo lo riportiamo a 1. Ok, poi andiamo a modificare questo solido, modifica schizzo 2, aumentiamo questo raggio di raccordo, portiamolo dunque, totale 5, portiamolo a 2. In maniera che qui risulta un parallelepipedo ma molto arrotondato. Forse in questa maniera riesco a farlo con cui schizzo. Andiamo a vedere il raccordo, modifica lavorazione. Allora, mantieni spigoli rettilinei, eccolo qua, vedete? Cerca di mantenere rettilineo questa parte dell'oggetto che prima era rettilineo, non c'ho bisogno del secondo raccordo, qui lo vedete molto chiaro lo spostamento, adesso ingrandisco, non mantiene gli spigoli rettilinei, quindi il raggio di raccordo costante, mantiene gli spigoli rettilinei, qui il raggio di raccordo cambia, qui rimane costante, qui cambia nell'altra maniera per andare da un valore di 1 a un valore più piccolo, quale non lo so, e poi rimanere al valore più piccolo per cercare di mantenere rettilineo questo spigolo e poi ritorna a 1 qui, da qui a qui ritorna a 1, da minore di 1 ritorna a 1. Questo mantiene i spigoli rettilinei. Ok, bene, si riapre il raccordo 5, modifica lavorazione di queste lavorazioni particolari, queste opzioni particolari, quindi conserva l'abbiamo visto, mantiene gli spigoli rettilinei, ce l'abbiamo fregato e lo togliamo. Allora, catena spigoli automatica, questo non ve lo faccio vedere perché praticamente è sostituito da linea chiusa. Tra l'altro questa funziona solo sui raccordati, sugli spigoli raccordati. Questa funziona sugli spigoli anche se raccordati e tangenti. Questa funziona su tutti gli spigoli, quindi qui è un po' un doppione. Tenetela sempre fregata, ma tanto serve a poco. Ultima opzione disponibile, usa bilia dove possibile. E lo combiniamo insieme a aspetti vertice. Allora, qui per far vedere l'effetto di questa opzione bisogna avere tre spigoli raccordati che coincidono in un vertice, come questi tre spigoli del nostro parallelepipede, questo è il vertice. Allora, date un occhio un attimo, io ce l'ho attivo. Guardate questa zona qui, adesso io disattivo usa bilia. E vedete come si sia allargata la zona di raccordo. Adesso la riattivo e la zona si stringe praticamente a questo ottavo di sfera. Questo è uno spicchio che è più o meno circa un ottavo di sfera, no, anche di meno perché sono 90 gradi e metà emisfero, 90-90, quindi sì, sono molto meno di un ottavo. Quindi se io seleziono usa biglia dove è possibile, in sostanza elimina il vertice, ma lascia tutto lo spigolo raccordato fino in vicinanza del vertice. Se viceversa tiro via, il raccordo è più lungo. Vedete che qui anche arrotonda, mentre se io tiro via usa biglia non arrotonda qui. Questo si può sposare a aspetti del vertice, perché se io anche metto usa biglia ma poi vado a dire aspetti vertice, prendo questo vertice. Vedete che automaticamente è come se tirasse via, l'usa biglia è stato quasi disabilitato e lui mi ha messo come aspetto vertice la distanza di questo, della fine del raccordo dal vertice stesso. E per tutti e tre gli spigoli, spigolo 1, spigolo 2 e spigolo 3, vedete diventarli gialli che diventano verdi, spigolo 1 verde, quello sotto, spigolo 2 verde, lo spigolo, questo spigolo 3. Questo spigolo dietro, per tutti e tre dà questa distanza e quindi questo arrotondamento di 2 mm. È chiaro che allora posso fleggarlo, portarlo al minimo, praticamente è un usabilia questo qui, perché vedete che ha portato tutti questi raccordi al minimo, cioè a zero, oppure posso stabilire che ne so, che due sono di 2 mm, lo spigolo 3 di 2 mm, gli altri due sono di 1 mm, quindi entro qui e cambio 1 mm, quindi questa viene azzerata e cambio qui anche 1 mm, ottenendo quello che mi serve di ottenere. In realtà, quindi in sostanza, questo comando usa biglia dove possibile e aspetti vertice, che sono abbastanza legati fra di loro, quindi l'opzione è questo terzo set di comandi presenti nel menu di raccordo, praticamente
permettono di controllare il vertice, il comportamento sul vertice, il raccordo sul vertice quando ci sono più spigoli concorrenti. C'è un'ultima cosa che vorrei farvi notare. E che se io, è che se io qui per esempio in qualsiasi operazione nel raccordo, qui in questo momento sto definendo l'aspetto di un vertice, se su questo vertice, quindi sullo spigolo 3, ESC, sullo spigolo 3, che è questo spigolo qui, io dico che l'arrotondamento è lungo, il raccordo è lungo una cifra, un numero impossibile, 12, scritto, compare sul mini menu questo segno, questo triangolo, questa casellina con su scritto che c'è un errore. Qua non compare niente, compare se io vado avanti e non avessi aperto il mini menu e andassi avanti e dessi l'ok, poi mi viene fuori un errore qui, cioè modifica del raccordo non riuscita. Se vado a leggere mi dice che il raccordo 5 è impossibile creare raccordo e così via. Questo è un albero che si snocciola, adesso abbiamo finito di aprirlo. L'operazione di creazione del raccordo diffuso, chiusura fuori per il vertice, non è riuscita. Utilizzare un raccordo diffuso minimo per il vertice, ridurre gli aspetti vertici, utilizzare un raggio inferiore. In effetti qui ci sono scritte un po' di cause, il raggio inferiore, questo 12 è la soluzione, poi dobbiamo sapere noi che cosa applicare. È chiaro che qui posso modifica e allora mi riporta qua dentro, se avessi detto accetta mi avrebbe buttato fuori e non avrebbe fatto il raccordo. Mentre qui, vabbè, c'ho il warning dell'errore e non mi dice niente. Quindi, vabbè, dipende. Mi dice però subito che c'è un errore, quindi adesso ripristiniamo e diamo l'ok. Un suggerimento: ogni volta che avete a che fare con raccordi fra spigoli che sono concorrenti, che quindi hanno un vertice, fate il raccordo in un'unica operazione. Questo è vero se sono due, se sono tre ed è un obbligatorio se sono più di tre, quattro o più di quattro. Comunque in generale tutte le operazioni di raccordo è meglio effettuarle alla fine della modellazione del solido. Vuoi perché danno fastidio poi nello sviluppo successivo, vuoi perché appesantiscono in memoria. Quindi operazioni di raccordi e di smusso sono sempre da fare come ultime operazioni, cercando poi tra l'altro di fare in un'unica passata tutti i raccordi che servono, in un'unica passata tutti gli smussi che servono. Fare più operazioni di raccordo, raccordo 5, raccordo 6, raccordo 7, nello stesso per fare quello che si può fare con una, può portare con una sola operazione di raccordo, tanto qui ci sono i gruppi, quindi si possono diversificare per entità di raggio i vari raccordi, anche per tipologia si possono diversificare, farli in diversi passaggi, ripeto, raccordo 5, raccordo 6, raccordo 7, può dare dei problemi. Allora, anche con questo filmato abbiamo terminato. Io spero che siano state delle nozioni utili. Se il canale vi piace, mettete un like, iscrivetevi. Lo stesso se il filmato vi è piaciuto, mettete un like. Vi aspetto al prossimo filmato. Intanto vi auguro buon lavoro.